perché tu sei la comunicazione è vita. E io questo ti riesco a dire, per me questa è la comunicazione è vita, perché comunque tutte le relazioni che si hanno nel corso della vita sono basate, secondo me, sono basate sulla comunicazione. Poi comunque io, essendo un ragazzo molto intraprendente a comunicare con gli altri, molto sociale, è una cosa che mi riesce facilmente, è per me stupenda poter comunicare. È perché appunto ho voluto prendere uno spunto e vedere, studiare come questi eventi riescono a incrementare il turismo nella zona. È la professoressa Stefania Leone, non la cara Stefania Leone. Vabbè, ovviamente io per poter arrivare qui a Caselle devo essere accompagnato da qualcuno, perché non avendo problemi nella mia vita devo essere accompagnato da qualcuno, e mia madre mi sta facendo questo regalo di accompagnarmi ogni settimana. Chi mi sta aiutando? Mi sta aiutando molto, veramente molto, è il mio tutor che l'università mi ha deciso di dare proprio in relazione a questa tesi, per aiutarmi nel suo svolgimento, vale a dire il caro Michele Stingo. È un ragazzo veramente eccezionale che mi cerca di aiutare in tutte le occasioni, e poi comunque anche presso la mia abitazione viene una signora cui mi ha seguito per tutta l'esperienza universitaria, e che mi ha aiutato a svolgere gli esami, cioè a studiare, a organizzare lo studio, che si chiama Rita Guida. Fino a questo momento io, ovviamente da casa, grazie al mio attrezzo elettronico, cioè il computer, sto cercando di raccogliere più informazioni possibile attenendo a questi due eventi. E tutto questo lavoro lo sto facendo grazie anche ad un dispositivo che mi sta aiutando, che è un dispositivo vocale, che si chiama Dragon Bar, che l'ho comprato perché per potermi agevolare e soprattutto per potermi permettere, visto le mie difficoltà fisiche, l'utilizzo del computer. Santo questo Dragon. Sto cercando di prendere informazioni di questi due eventi, tipo il meeting del mare, presso tipo del meeting tramite il fondatore e l'organizzatore principale di questo evento, che si chiama Don Gianni Citro, cui anche mi ha voluto quest'anno, nel meeting di quest'anno, fare un immenso regalo, cioè che credo di averlo anche meritato, e quello di entrare a far parte della fondazione della... In pratica io sono un membro del comitato scientifico della fondazione del Meeting del Mare Crea, cultura, religione e arte, va a dire Crea. E poi riguardando il palo del grano, mi sta aiutando il GEPIS, cioè il ragazzo qui mi vuole aiutare anche
a fare questo lavoro di tesi e qui credo anche di averci una bella amicizia, mi vuole aiutare, mi vuole agevolare in questo lavoro di tesi. Il fatto di poter arricchire il mio percorso, il percorso della mia bottega con il percorso di Sandro è per me un onore, perché Sandro è una persona alla quale tengo, è un amico che conosco da quando eravamo adolescenti, però adesso è diventato un arricchimento anche professionale, perché la sua visione della comunicazione, quello che lui sta facendo come percorso, come studente di comunicazione e in futuro anche come professionista della comunicazione, oggi arriva e si interseca con il mio percorso creativo e professionale e lo arricchisce. È un percorso di appartenenza a questo territorio grazie alle cose che si apprendono altrove e grazie al fatto che si ha la possibilità di portarle qui nella nostra terra e lavorarci, fare ricerca e immaginare dei progetti nuovi, ma migliorare i progetti che già ci sono. Beh, la tesi di Sandro, il percorso che Sandro sta facendo, fa questo, va in questa direzione. Quindi è quello che stiamo facendo e quello che Sandro sta facendo quotidianamente è interrogarsi come fanno a comunicare questi due eventi, ma in realtà come fa a comunicare un intero territorio e un'intera generazione all'interno di un territorio. E quindi anche la capacità di immaginare degli altri percorsi in futuro,